Un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole Joe Wolf di quartiere. Eccoci ritrovati con la nuova puntata del mensile Ultimi Acquisti. Devo dirvi subito, io sono un grandissimo infame. Cosa avevo detto nello scorso video? Che questa settimana non avrei acquistato nessun Dylan Dog, perché uno dei due Dylan Dog che avevo acquistato nel video precedente, il mese scorso, non mi era piaciuto. Avevo detto anche che non avrei acquistato più Dylan Dog nuovi della saga regolare, ma solo quelli vecchi. Invece che ho fatto, ho acquistato un Dylan Dog e un Dylan Dog nuovo della saga regolare, l'ultimo uscito nel mese scorso. E sapete cosa è successo? Mi è piaciuto, è uno dei migliori. E adesso ve lo faccio vedere, eccolo qui. Il Calvario, numero 335. Ora, pochi giorni fa in edicola è uscito il 336, ma non me lo prendo perché non mi va. Allora, il Calvario è stato consigliato dal mio amico Mattia, che ha un canale YouTube anche lui, si chiama Laris il Gabbiano. Se volete iscrivetevi, lui fa recensioni di manga. Quindi, questo Calvario mi ha detto che poteva essere considerato uno dei numeri migliori, infatti così è stato. Allora, quali sono i temi del Calvario? I due temi principali sono due: la malattia e il rapporto fra il padre e il figlio. In questo albo c'è Dylan con suo figlio Johnny Dog, che vivono una vita felice e spensierata. Non si sa chi sia la madre di Johnny. Vivono insieme Dylan, Johnny, Grucio, che Johnny chiama amorevolmente zio, e anche Block, che vabbè, Block lavora, però quando Johnny lo vede per lui è come se fosse uno zio. Cosa succede poi? A un certo punto Johnny inizia ad accusare sintomi di una strana malattia di cui nessuno ha mai sentito parlare. Questa malattia, pian piano, mentre Dylan si sforzerà con tutti i medici dell'ospedale di farlo guarire, questa malattia lo porterà alla morte. Ma ora, la cosa più importante di questo albo è che, non ve lo dico perché non è uno spoiler pazzesco, c'è da chiedersi, questo Johnny è veramente il figlio di Dylan? Non vi dico la risposta perché altrimenti è uno spoiler pazzesco. Non so se lo trovate in edicola ancora, ma se lo trovate prendetelo, recuperatelo immediatamente, perché è uno dei più belli. È uno dei più belli veramente. Ah, questo Calvario, appunto chiamato Calvario, siccome racchiude anche il tema della malattia, fa porre anche una domanda al lettore. Vale la pena vivere se si sta soffrendo in modo tremendo, che non ce la fai più, che ormai, per esempio, devi rimanere attaccato a una macchina per sopravvivere, tutte queste cose qui? Vale la pena di continuare a vivere o è meglio morire? Anche questo è uno dei temi del Calvario. Ebbene sì, mi è piaciuto molto, voto 9, lo sono letto 4 volte, pensate un po', in questo mese, perché mi è piaciuto veramente tanto. È uno dei migliori veramente. Come dicevano, Roberto Recchioni, il nuovo curatore, sta facendo un ottimo lavoro con Dylan Dog. Ora, il nuovo, ho già visto una piccola recensione del nuovo Brucia Strega Brucia. Mi sembra una storia come tutte le altre, semplice, non bella come questa, quindi non penso che me lo comprerò. Però a novembre, il mese prossimo, è stato annunciato che uscirà il numero 337 interamente a colori e che inaugurerà un ciclo nuovo per l'Indagatore dell'Incubo. Finalmente, con Roberto Recchioni inizierà la fase 2 della rinascita di Dylan Dog. La fase 1 è iniziata con il capitolo di Dylan Dog Una Nuova Vita, ma era un numero semplice, giusto per indicare il nuovo curatore Roberto Recchioni. Adesso entriamo nella fase 2 della rinascita, il mese prossimo, cioè iniziamo con la rinascita con il nuovo numero a colori che uscirà dopo questo qui, Brucia Strega Brucia. Poi ho già letto un'anticipazione, Block andrà in pensione nel numero intitolato Mai più Ispettore Block. Ho pubblicato un piccolo post sulla mia pagina Facebook riguardo questo, se volete lo potete andare a vedere. Comunque sia, Calvario, bellissimo, uno dei migliori di Dylan Dog mai fatti, voto 9. Adesso, cosa passiamo? Passiamo a Lucas, con il numero 6 di Lucas, intitolato Flashback. Perché questo capitolo è dedicato interamente al flashback e finalmente scopriamo la verità su Lucas. Il suo vero nome è Jordan Black. E pensate un po', si è ritestato due volte. Che la prima volta per salvare suo figlio dal fratello di Wilda Benson. Adesso capiamo anche perché Wilda Benson ce l'ha con Lucas.
Lucas ha ucciso suo fratello Magnus perché questo Magnus aveva offerto a Lucas di diventare un ridestato, facendosi iniettare il suo sangue di Magnus a Lucas per farlo diventare ridestato, quando Lucas ancora si chiamava Jordan Black. Lucas aveva rifiutato perché voleva vivere una vita semplice e Jordan Black aveva finito per mettere una bomba in casa sua, ferire suo figlio, che per non farlo morire Lucas gli ha iniettato questo sangue da ridestato di Magnus e un altro po' se l'è iniettato lui, diventando egli stesso un ridestato come suo figlio. Poi, una volta scoperto il fatto, la moglie di Lucas si è suicidata insieme al figlio e durante questa fase dove si sono suicidati entrambi, Lucas, scopriamo come si è ferito alla mano sinistra e perché porta sempre il guanto, come ha ucciso Magnus, la nascita dell'odio verso di lui di Wilda Benson e inoltre scopriamo che un altro punto debole, anzi altri due punti deboli dei ridestati sono, oltre il colpo alla testa che li uccide, un altro punto debole è l'acqua, perché se annegano muoiono, e il fuoco che li brucia. Ecco perché Lucas ha la mano sinistra completamente ustionata, che non si cura come le altre ferite, è stata ferita dal fuoco. Inoltre scopriamo che Lucas, mentre cercava di uccidere Magnus, ha avuto una relazione con una ridestata di nome Zara che fingeva di essere al servizio di Wilda Benson, ma che è ancora innamorata di lui e voleva salvarlo. E adesso non so se nel prossimo numero si incontreranno nuovamente, perché Lucas è riuscito a scappare dagli scagnozzi di Wilda Benson che l'avevano catturato e a farne fuori un po'. Un numero fondamentale, questo qui, bellissimo. Il prossimo sarà intitolato Lupi, uscirà il 23 settembre. Questo Lucas continua a regalarmi ancora molte belle storie, veramente molto belle. Mi piace veramente questa mini saga. Poi c'è una new entry. Guardate cosa ho comprato. Ratman Gigante numero 6. Questo me l'ha consigliato un altro mio youtuber, amico youtuber, Adriano Pezza, che però adesso ha cancellato il suo canale. E ho acquistato il numero 6 perché ci troviamo all'interno della saga della squadra segreta. Vedete, qui ci sono. C'è Ratman da giovane quando era ancora Ratboy, insieme ai suoi compagni Spettro, Fulmine, Carpa e Trash. E in questa storia c'è un nemico, nella prima storia appunto, un nemico che sta uccidendo pian piano tutti i membri della squadra. Adesso sono rimasti solo Ratman e Spettro. Ratman è stato gravemente ferito da questo nemico che non vi dico chi è, dovete leggerlo. E adesso insieme si sta per riorganizzare insieme a un nuovo suo alleato per andarlo a sconfiggere. Poi, nella seconda storia, vediamo Ratman, la seconda storia è intitolata, aspettate, La belva in noi. Ratman che si confronta con la parodia all'interno dell'universo di Ratman, la parodia di Wolverine, chiamato appunto La Bestia. E nella terza c'è Plazzi, l'editore a fumetti di Ratman, che si lamenta con Ratman perché fa fare sempre brutte figure ai supereroi Marvel. E alla fine Ratman stesso, mentre Elektra cercherà di uccidere lui e Plazzi, finirà nella continuity dell'universo Marvel. Comunque, la prima storia in cui Ratman rischia di morire, leggendo le note, perché alla fine di ogni storia ci sono sempre le note, qui, nei Ratman giganti, è stata fatta perché era un periodo in cui si pensava di far chiudere la testata di Ratman perché pensata troppo sciocca. E appunto nella storia compare anche Leo Ortolani, il creatore e disegnatore di Ratman, che mentre Ratman sta per morire ma poi non morirà, gli dice di non mollare e di non morire. Appunto perché era un periodo in cui si voleva far chiudere Ratman, ma poi, visto il successo della saga La Squadra Segreta, si è deciso di non farlo chiudere. Adesso il prossimo, vabbè, questo mese uscirà, il numero 7, me lo devo prendere perché adesso la saga mi ha incuriosito e voglio continuarla a leggere. Poi, infine, eccolo qui, il Superior Spider-Man numero 12, secondo la numerazione italiana. In questo numero i Vendicatori sono riusciti a liberare Spider-Man, appunto, dall'influsso di Venom. Intanto il Green Goblin si confronta con Hobgoblin, una sua imitazione, per decidere qual è il vero Goblin. E adesso mi lascia perplesso nuovamente l'identità di questo Goblin e non so più che cosa pensare. Vi avevo detto che secondo me non era Norman Osborn, ma adesso in questa storia egli stesso, senza togliersi la maschera, ha confermato che lui è Norman Osborn e lo notiamo anche attraverso dei suoi comportamenti, quando Goblin gli sbeffeggia la famiglia e alla fine lui ammette di essere Norman Osborn.
e mostra la cicatrice che lui ha qui quando in uno scontro con Spider-Man era stato trafitto dall'aliante, ma poi si è scoperto che non era morto. Gli mostra appunto quella cicatrice. Quindi che cosa posso pensare io? O che sta mentendo o che è veramente Norman Osborn, non lo so. Comunque alla fine il Green Goblin esce vincitore dallo scontro, anche se si scoprirà che non ha ucciso il vero Hobgoblin, ma solo una copia. Il vero Hobgoblin brancola ancora nell'ombra. Diventa il capo dell'intera criminalità di New York. Spider-Man, una volta espulso Venom, litiga con i Vendicatori e sembra che ne sia uscito fuori. E inoltre scopriamo che lo spirito di Peter Parker che alberga nella mente di Spider-Man, che come sapete è sotto l'influsso di Octopus, in realtà non è sparito, c'è ancora e vuole lottare per riprendersi il proprio corpo, anche se Octopus non può sentirlo. Poi parliamo del Ragno Rosso, In questa storia un po' breve del Ragno Rosso vediamo Kane che non vuole più fare il supereroe perché ha quasi ucciso a causa di Kraven, cioè a causa sua, la famiglia di Kraven ha quasi ucciso il suo vecchio amico nell'altro numero. Inoltre c'è uno strano essere femmina che va a letto con Kane e dice che se lo vuole tenere perché sarà un buon padre per i suoi bambini. Non sappiamo chi sia quest'essere. Inoltre Wally, il marito gay di quell'amico di Kane, è un poliziotto, ha scoperto il passato criminale di Kane e vuole punirlo. E inoltre scopriamo che una nuova amante di Kane irrompe nella stanza mentre succede tutto quel casino con Wally, questo essere nero che non sappiamo chi è, femmina, che ha fatto sesso con Kane, fa esplodere, spara con un razzo e finisce così che esplode tutto la storia. Cosa succederà la settimana prossima non so, però so che stiamo arrivando quasi alla fine di Superior Spider-Man. 25 settembre uscirà il primo numero, cioè il numero 13 di Superior Spider-Man, secondo la numerazione italiana, con la storia Goblin Nation. Il Green Goblin sta per colpire Superior Spider-Man, infatti ha già scoperto che è il Dottor Octopus. Però non sa ancora che è Peter Parker fisicamente, sa solo che la mente è del Dottor Octopus. E Peter Parker riuscirà a riprendere il controllo del suo corpo? Non lo sappiamo ancora. Inoltre, il Green Goblin ha trasformato in una goblin femmina anche Carly Cooper, una vecchia amica di Spider-Man, e l'ha portata dalla sua parte. Bello questo numero, molto bello, mi è piaciuto. Superior Spider-Man è un personaggio davvero superiore, stupefacente, bellissimo, mi è piaciuto tanto. Ora, questi erano i miei ultimi acquisti di questo mese. Voglio dire una piccola parola sul film Hercules, che mi sono andato a vedere e ero partito con i peggiori propositi. Invece a me è piaciuto molto, perché mi sembrava un po' una stupidaggine dal trailer. Invece non è il classico film di Hercules con le 12 fatiche, Hercules che è un dio in terra. È un film realistico in cui Hercules è un semplice mercenario che inventa queste storie che non sono vere fino alla fine, anche se è veramente molto forte, e alla fine dovrà tirare fuori il meglio di se stesso per salvare i suoi amici e le persone che ama. Però mi è piaciuto veramente molto. Hercules il Guerriero è un film che ti carica tanto ed è molto bello. Inoltre, in Batman v Superman Dawn of Justice è stato confermato che alla fine del film si avrà una piccola formazione di quella che sarà la Justice League. È stato confermato che ci saranno, beh, Batman, Superman e oltre a loro Cyborg, Aquaman, Wonder Woman, Flash e penso basta per adesso, penso basta. Non bastavano solo Batman e Superman, ci hanno aggiunto anche un altro brodo di supereroi. Però io in questo film ci credo, ci voglio credere. Con questo il vostro amichevole Joe Wolf di quartiere vi saluta, alla prossima, arrivederci.